Eccoci in diretta, buona domenica, ben ritrovati con gli amici di Sveva Sport, domenica che come sempre offre diversi spunti di riflessione e di approfondimento a partire dal campionato di Lega Pro con il pareggio della Fidelissandria. Siamo in pratica al quinto risultato utile consecutivo, pareggio che per certi aspetti possiamo dire forse va anche un po' stretto alla Fidelis che ha sofferto, ha subito un'espulsione nel finale e reclama parecchio per l'episodio del calcio di rigore che è stato concesso al Messina. Ha pareggiato anche il Foggia in trasferta con la Paganese, ha perso invece il Monopoli in casa con la Vibonese. Tra i posticipi di questa sera c'è quello tra il Lecce e il Cosenza, ma c'è anche il posticipo tra Bari e Spezia nel campionato di Serie B, mentre le pugliesi di Lega Pro completeranno il programma domani con la sfida tra Taranto e Virtus Francavilla, anche questa posticipo della tredicesima giornata. Nel campionato di Serie D fa notizia, è abbastanza rumorosa, la sconfitta del Manfredonia in casa per mano del Nardò, non fa notizia la sconfitta soltanto, ma la contestazione dei tifosi, lo sfogo a fine gara del presidente Sdanga, la decisione di mettere fuori rosa uno dei calciatori che oggi erano in campo, e cioè Vergori. Ne parleremo e sentiremo anche le parole del presidente Sdanga. Fatto sta che con Catalano in panchina non è ancora arrivata la prima vittoria in casa dopo il successo in trasferta di domenica scorsa ad Apricena, sempre per il campionato di Serie D. Perde la vetta il Gravina che pareggia in casa con la Nocerina, ne approfitta il Trastevere che adesso diventa la formazione leader. In eccellenza continuano ad andare a braccetto Bitonto e Cerignola, il Bitonto vincendo in casa 1-0 sul Noicattaro, il Cerignola vincendo invece 2-0 sul neutro di Terlizzi contro l'Unione Calcio Bisceglie, in una giornata che per certi aspetti è pro Barletta, con l'esordio anche in campionato di Pizzulli in panchina. Barletta che vince 3-0 ad Otranto e rosicchia punti non tanto all'Altamura che ha battuto il Vieste, ma proprio al Vieste e al Casarano che è stato sconfitto a Molfetta. Allora, questi i temi della giornata. Prima di presentare gli ospiti e poi insomma chiacchierare anche con i nostri colleghi stasera, come un po' tutte le nostre domeniche sono work in progress, però prima di salutare gli ospiti consentitemi di fare una parentesi brevissima per fare i complimenti all'Exprivia Molfetta di pallavolo, perché ha vinto il turno odierno di Superlega 3-1 contro il Modena, squadra campione d'Italia in carica. Non è la prima volta che al Molfetta riesce un'impresa di questo tipo, perché era già accaduto contro il Trento quando appunto la formazione trentina era campione d'Italia di pallavolo. Si è ripetuta la storia questa sera, un netto successo che consente di dare continuità alla rinascita della squadra biancorossa allenata da Gulinelli. Allora, saluto gli ospiti, comincio con Antonello Longo che è il nostro direttore sportivo, anche perché diciamo qualcuno ce l'ha chiesto, ma noi per adesso ce lo teniamo. No, no, scherzo. Buonasera, Buonasera buonasera. ad Antonello Longo, saluto con piacere Nicola Lavacca che è collega Buonasera, grazie che dell'invito. collabora con diverse testate, tra le quali anche la Gazzetta dello Sport, e ovviamente con loro approfondiremo i temi di questa domenica. Avete visto che a fianco a me, diciamo sul mio lato sinistro, la postazione è ancora vuota perché sta per raggiungerci Francesco Martucci, con il quale parleremo del pareggio della Fidelissandria. Oggi Emanuele Lo Sapio si è consentito un turno di riposo andando a seguire la trasferta, la gara del Foggia a Pagani. Poi parleremo anche con Mario Boracino del campionato di Eccellenza. Potrei partire da tante cose, però insomma con due amici che Nicola Lavacca e Antonello Longo, vado in ordine quasi di domanda, che seguono anche le vicende del Bari. Mi dovete dare un flash rapidissimo, visto che il Bari sta giocando questa sera con lo Spezia, un flash rapidissimo su questo cambio di guida tecnica, 0-0 al decimo del primo tempo tra Bari e Spezia, su questo cambio di guida tecnica deciso con l'esonero di Stellone e l'arrivo di Colantuono, se è questo il passaggio che servirà al Bari per rimettersi in corsa per i playoff. Nicola e poi Antonello.
Senti, per quanto riguarda il Bari, anche questa volta la partenza è stata, come si dice, falsa, una falsa partenza, come è avvenuto anche nei 2 anni di Paparesta. Questo significa sconfessare e rivedere un progetto iniziale, perché con un tecnico si parte e poi se ne arriva con un altro. Io poi vedremo, piacendo, Dio piacendo, se con l'Antuono riuscirà a rimanere alla fine, e l'augurio anche dei tifosi del Bari. Però abbiamo visto prima Mangia, che poi ha lasciato il posto a Nicola, seconda stagione Nicola ha lasciato il posto poi a Camplone, e il Bari in pratica continua un po' questa altalena anche sotto il profilo tecnico. Colantuono è un tecnico affermato che si è ben comportato negli ultimi anni, forse a prescindere un po' a parte la parentesi di Udine, però ha ottenuto ottimi risultati, un tecnico sopra la media, navigato. Quindi credo che se nello spogliatoio ci fossero dei problemi, o se magari anche i risultati ad un certo punto sono venuti meno, e la classifica è lì a dimostrarlo, c'è stato bisogno della svolta. Avviene sempre così nel calcio, non ce lo ripetiamo per l'ennesima volta, ma è così. E quindi a questo punto bisogna verificare quale sarà la strada che intraprenderà poi Colantuono. Ma È ce uno l'ha, dei. io però mi interrogo, ce l'ha il Bari la squadra per arrivare ai playoff? Anche se i playoff sono allargati, insomma, si Io arriva. credo, prima di magari passare all'amico Longo, io credo che è una squadra costruita in maniera decente, ma non credo che abbia i numeri, forse perché ci sono troppi doppioni o calciatori che magari non sono proprio all'altezza, diciamo, di essere competitivi al massimo. E quindi ritengo che poi Colantuono, secondo me, interverrà o cercherà di far intervenire la società sul mercato. Ovviamente in sintonia con Sogliano, credo che qualche problema in questa prima fase c'è stato proprio tra Sogliano e Stellone. Antonello? Ma non ha la squadra del Verona, che è sicuramente è una spanna, diciamo, un po' più su rispetto al Bari, però non vedo, dopo il Verona, non vedo altre squadre che abbiano comunque una rosa competitiva come quella del Bari. Ritornando sul cambiamento, una cosa, diciamo, un po' particolare. E si è visto già dalla formazione di oggi di Colantuono, dove mentre la rosa è stata impostata comunque per giocare sugli esterni con Stellone, oggi di tutti i 4-5 esterni che c'ha il Bari non ce n'è neanche uno in campo. Quindi oggi Colantuono ha, diciamo, schierato un 4-3-3 con i tre centrocampisti centrali Valiani, Romizzi e Fedele, Brienza, De Luca e Maniero, quindi un 4-3-3, un 4-3-1-2, bisogna capire bene la posizione di Brienza, quindi i vari Furlani, i vari Martigno e gli altri esterni sono fuori, quindi la linea iniziale era giocare sugli esterni, adesso c'è una linea completamente diversa. Da questo punto di vista bisogna capire subito quali saranno i risultati, se avrà ragione Colantuono o comunque non, numericamente non ha, perché in questo momento giocando con un centrocampo a tre, l'unico centrocampista centrale che c'è in panchina è Bascia. Davanti l'unico che può sostituire i tre è Monachello. Oppure se passa al 4-3-3, perché secondo me è un 4-3-1-2 con Brienza dietro le due punte, diciamo gli esterni da 4-4-2 diventeranno degli esterni alti da 4-3-3. Devo fare una pubblica ammenda e devo chiedere scusa perché, insomma, nella presentazione di questa domenica ho dimenticato, mi ero quasi disabituato del fatto che la Vigor Trani ha giocato in casa, è ritornata al comunale, ha pareggiato 1-1 con l'Hellas Taranto, è cominciata così la stagione, o meglio, la nuova stagione e la nuova era pettinicchio, però faccio pubblica ammenda perché, ripeto, mi ero quasi disabituato a ragionare della Vigor Trani che fosse squadra presente nel campionato d'eccellenza. Questo cambio è avvenuto ovviamente in bocca al lupo al nuovo assetto societario. Io resto sempre dell'idea, e oggi la dimostrazione ce la dà il campo con l'1-1, resto sempre dell'idea che quelli che hanno vinto, o meglio, quelli che non hanno affrontato la squadra giovanile avranno qualcosa da ridire, poi insomma ci ritorniamo. Sicuramente un flash proprio, sicuramente un po' il campionato è falsato, però io sono contento per la città e sono contento soprattutto per il mister e per
il prof Ninni 32. Sono contenti che sono partiti in questa maniera. C'ho anche un rapporto umano molto vivo con loro e quindi sono contento che sono partiti, perché ci voleva partire bene con tutte le difficoltà che comunque avranno da qua, soprattutto al mercato e anche Nicola, ma più è chiaro che avanti. non è mai troppo tardi, anche per la piazza che è quella di Trani, blasonata, sappiamo tutti benissimo, ha fatto anche la Serie B negli anni 60, eccetera. Però in effetti c'è questo squilibrio perché chi ha avuto la fortuna di affrontare i ragazzini juniores, peraltro veramente un plauso a questi ragazzi che hanno avuto la forza di volontà di entrare in campo al di là dei gol che hanno dovuto purtroppo subire. Però poi adesso la stagione sarà diversa perché chiaramente ritengo che già oggi qualcuno dei nuovi è entrato in campo, poi ci sarà sicuramente il mercato e il Trani non farà più la parte della Cenerentola, ma darà parecchio filo da torcere per salvarsi, ma chissà che non, con questi valori un po' incerti anche del campionato, nella fase intermedia della classifica non possa andare anche oltre, però di fatto è una nuova stagione e ho visto anche con piacere. Passavo quest'estate, vedevo questo campo arido, lo stadio come l'erba, invece è rifiorita, quindi è rifiorita anche la squadra. Diciamo, per i tifosi del Trani e per la città sicuramente un bel passo avanti. Pettinicchio è una garanzia da un punto di vista anche tecnico, oltre che persona. Conosco molto bene Pettinicchio anche ai tempi suoi quando giocava a calcio nel Casarano e in altre squadre di Serie C. Allora, io devo chiedere in regia se mi dà un cenno, se abbiamo la possibilità di vedere le immagini di Manfredonia Nardò e di sentire eventualmente il presidente Sdanga, poi sentiremo anche il presidente. Abbiamo il servizio? Allora, siccome ci sono le immagini di Manfredonia Nardò, cominciamo a sentirci, anzi a vederci le immagini di questa sconfitta pesante con anche la contestazione della tifoseria. Poi vi farò sentire cosa ha detto Sdanga. Me ne anticipo giusto un flash, sarebbe pronto anche a lasciare, però lì la situazione è parecchio tormentata. Allora, le immagini di Manfredonia Nardò, cominciamo con i servizi di questa giornata. Manfredonia e Nardò si confermano squadre da alti e bassi, salentini reduci dalla sconfitta interna con il Gelbison, espugnano il Miramare e infliggono un pesante 3-0 ai garganici che 7 giorni fa si imposero ad Apricena. Un supercarrozza e Corvino, i giustizieri di un Manfredonia poco reattivo e distratto in difesa. Catalano deve rinunciare agli ex Malcore e Vicedomini e si affida alla coppia d'attacco Bozzi-Laporta con pazienza in mediana. Il tecnico granata Foglia Manzillo invece rispolvera Carrozza e i fatti gli daranno ragione. Infatti è proprio l'attaccante Granata a sbloccare il risultato al 32esimo con un bel pallonetto, complice il portiere biancoceleste Tarolli. La reazione del Manfredonia è immediata, al 35esimo tiro a giro di Laporta di poco fuori. Un minuto più tardi è Bozzi a divorarsi il gol dell'1-1 da pochi passi. La ripresa inizia con il Nardò che controlla agevolmente la gara e al 22esimo doppia ancora Carrozza, ancora grazie ad una distrazione difensiva dei padroni di casa. Meleleo soffia il pallone a Vergori e serve un bel pallone all'esterno offensivo salentino che realizza il gol del 2-0. Il pubblico di casa inizia a protestare per i numerosi errori della difesa biancoceleste. Catalano prova a invertire la rotta, fuori Molenda e Romeo, dentro Fiore e Derita, ma non cambia nulla, anzi è il Nardò a chiudere definitivamente il match con Corvino al 37esimo, ben servito dal solito Meleleo insieme a Carrozza tra i migliori in campo. Gli ultimi minuti, solo fischi e cori dei tifosi di casa contro giocatori e dirigenza. Nel mirino il direttore sportivo Elio Di Toro, difeso a fine partita dal presidente Antonio Sdanga. Mi posso permettere di difendere anch'io Elio Di Toro, diciamo che non si discute per il lavoro che svolge. Secondo me è la squadra che è ancora un po', non lo so, andrebbe a vedere soltanto queste immagini. Un direttore sportivo entra nello spogliatoio, diciamo, e gli dice: voi da qui non uscite, a vedere queste immagini. Sì, obiettivamente ho visto degli errori veramente strani, obiettivamente molto, molto strani.
tutti e due effettuati dal numero 5, che non so in questo momento come si chiama. Sono stati 3 gol su 3 errori individuali, perché il primo, una palla lunga dal terzino, sponda del centravanti, il portiere esce alla 3/4, con il difensore che era in chiusura, quindi non serviva. Il secondo gol, una palla persa in mezzo al campo, un contropiede, un gol. Il terzo, stessa cosa, il difensore, il numero 5. Ma poi anche sul contropiede, un contropiede, un gol, palla persa a centrocampo, abbiamo visto che sì, comunque non è che il Nardò era 3 contro 1, era sempre... Sempre comunque in parità numerica, 2 contro 2 erano. Mi è sembrato dalle immagini, perché poi bisogna vedere tutta la partita, una squadra un po' molle. Io conosco bene il mister, conosco bene Raimondo, e non gli appartiene avere le squadre molto molli, anzi, assolutamente. Però è anche vero che sull'1-0 abbiamo visto due azioni nitide. Bozzi comunque si è mangiato un gol da solo davanti al portiere, che era, bastava appoggiare. Poi bisogna vedere le dinamiche, bisogna vedere. Cioè, dalle immagini... Voglio dire, uno... è ovvio che uno le vicende le deve conoscere vivendole dal di dentro. Però ci sono... diciamo degli episodi che fanno giurisprudenza nel calcio. Allora, dopo una partita del genere, ecco, non tanto dopo aver visto le mani, dopo un 3-0 in casa, un direttore sportivo, un presidente, un allenatore entrano nello spogliatoio e inchiodano le loro responsabilità i calciatori, o ci si ritrova? Io personalmente, diciamo, venendo da una famiglia di calcio, mi hanno sempre insegnato che il giorno della partita non si parla mai, nel bene e nel male. Il martedì ci si rivede e si parla, ma il giorno della partita, nel bene e nel male, non si parla assolutamente mai. Questo è quello che mi hanno insegnato e sinceramente ha pagato. Poi contestare Di Toro, secondo, per quello che ha fatto in questi anni e per tutti i giocatori che è andato a scovare, mi sembra veramente una cosa strana. La cosa, diciamo, forse quest'annata è stata un'annata un po' negativa, sì, perché magari all'inizio hanno dichiarato che cercavano di fare qualcosina in più rispetto agli altri anni, e in questo momento non lo stanno facendo. Però gli altri anni, io ho visto il Matteo di 7 anni. L'abbiamo detto, guarda, Antonello, l'abbiamo detto anche domenica scorsa, lo diceva il collega Emanuele Lo Sapio, e mi permetto di essere d'accordo. Poi oggi non ne possiamo entrare in maniera dettagliata, però il Manfredonia, inteso come società sportiva, ha cominciato una stagione anche con questa, chiamiamola, cappa dello sponsor, sì, divisa dalla presenza di uno sponsor. Poi oggi a Manfredonia si vota il referendum, perciò non entro ulteriormente nel dettaglio, perché le urne sono aperte, anche se si tratta soltanto di un referendum consultivo, però insomma rispettiamo anche questa regola. Probabilmente vive questa cappa, questa frattura tra la squadra, la tifoseria, che va comunque a vedere il calcio, ma non ha mai digerito forse fino in fondo l'arrivo di uno sponsor che non era diciamo condiviso alla situazione situazione, e credo che questo alla fine questo sì, ma in campo gli errori sono stati imbarazzanti, cioè a vederli di qua non si possono regalare palloni in quella maniera in cui si sono sviluppate le azioni, sia in contropiede oppure i gol che hanno dato questo 3-0 al Nardò, che pure c'è da dire, nonostante la sconfitta in casa col Gelbison della settimana scorsa, viene da 5, è il quinto risultato utile. Eccolo qua, io lo sto rivedendo, questo è il primo gol, il portiere che esce in uscita liberissima, voglio dire, nel campo poi uno ci va, al di là delle questioni magari ambientali, ma credo che gli errori siano stati veramente marchiani, e dovrebbero recitare un po' di mia colpa, soprattutto di alcuni centrocampisti della difesa. Voglio dire, il problema dello sponsor arriva fino ad un certo punto in questi casi, ma gli errori in campo non fanno parte, secondo me, di una... Però vedi, anche su questa azione, e poi diciamo, chiudiamo la nostra riflessione, che vanno dall'altra parte. Erano 2 contro 3, e ha avuto qui c'è un doppio errore, perché... il difensore, il numero 6,
quando l'attaccante si accentra e gli mette la palla, c'è cioè il taglio dell'attaccante, il difensore che è posizionato dall'altra parte deve tagliare insieme all'attaccante, perché, ma questo è l'ABC del calcio, cioè in Serie D questo personalmente non va neanche insegnato, io penso che bisogna darlo anche per scontato, cioè basta che tagli, copri lo spazio, lo porti sull'esterno, poi se fa gol avrà fatto un gran gol, ma se lo porti sull'esterno, se tu invece gli dai l'interno, lui l'appoggia e fa gol. Cioè, il calcio, io dico sempre che il calcio è bello per tante sfaccettature, però vince chi sbaglia meno, perché la realtà è che vince chi sbaglia meno, chi è più attento vince la partita. È strano anche perché Catalano è arrivato da poco, poi è un ex difensore, quindi anche molto preparato, ha lavorato con Pino Giusto, ha giocato con Pino Giusto, quindi parliamo di uno anche che ha esperienza alle spalle, magari non proprio diciamo molti anni da tecnico. Mi auguro che la squadra non abbia voluto mandare qualche messaggio all'allenatore che è arrivato, insomma. No, non penso. Dovremmo pescare nel torbido, ma insomma, voglio dire. Non penso, perché i giocatori, se fanno una cosa del genere, la fanno sin dall'inizio. E comunque domenica scorsa ha fatto risultato, la prima partita se non erro aveva pareggiato, quindi se i giocatori, il calcio è questo, cioè se i giocatori decidono di mettersi di traverso verso il direttore, verso l'allenatore, lo fanno dall'inizio. No, per esempio, parlando di atteggiamenti e comportamenti dei calciatori a volte, ho letto questa dichiarazione di Moras, tornando al Bari, no? Il quale in maniera molto sibillina, probabilmente, o diplomatica, dice prima della gara di questa sera con lo Spezia, non è questione di allenatore, non è stata questione di allenatore, siamo stati noi, tocca a noi. Cioè, voglio dire, entrare in campo a Frosinone, a Latino, anche in altre gare, anche interne, magari in maniera rendevole, mi sembra forse un po' paradossale, parlando di calciatori che hanno una certa età, esperti, che hanno anche giocato a buoni livelli. Allora, andiamo con la prima pausa. 0-0 Bari Spezia, 0-0 Lecce Cosenza, 0-0 Matera Fondi, sono i tre posticipi sui quali vi daremo gli aggiornamenti. Linea alla regia, a pochi istanti torneremo con Sveva Sport in diretta e troveremo in studio anche Francesco Martucci per parlare del pareggio della Fidelis Sannio. Linea alla regia. Rieccoci in diretta con Sveva Sport, saluto ovviamente chi ci seguiva dall'inizio, chi si mettesse soltanto adesso in visione del nostro appuntamento, saluto Francesco Martucci. Buonasera. Che questa sera lo abbiamo qui con noi nel salotto di Sveva Sport, non che nelle altre domeniche non ci sia, però nel salotto, però lo abbiamo nell'altro studio, invece questa sera lo abbiamo proprio nel nostro tavolo dove chiacchieriamo di calcio e chiacchiereremo di questo pareggio della Fidelis Sannio a Messina, ci vedremo tra un po' le immagini, però anche qui il primo spunto, e coinvolgo anche gli altri amici in studio, ce lo offre le dichiarazioni a fine partita del direttore sportivo D'Oronzo, che già il fatto che ha parlato D'Oronzo e non ha parlato il tecnico è già tutto dire, però ha parlato D'Oronzo perché ha parlato di una serenità che si sta cercando, una situazione che neanch'io sono riuscito fino in fondo a comprendere. Allora chiedo a Francesco innanzitutto che pareggio è stato, e poi lo vedremo con le immagini, e poi di raccontarci queste dichiarazioni di D'Oronzo e di analizzarle. Allora, per quanto riguarda la partita, si può solo dire che ancora una volta un rigore è risultato indigesto per la Fidelis. La Fidelis era stata estromessa dalla Coppa Italia per mano del Foggia mercoledì scorso ai calci di rigore. Oggi si è dovuta accontentare di un pareggio sul disastrato campo di Messina, sempre a causa di un rigore, peraltro piuttosto dubbio, concesso ai peloritani.
Proprio questo, l'episodio del rigore, mi permette di riallacciarmi alla seconda domanda che mi hai posto tu, quella riguardante le dichiarazioni di S. Doronzo, il quale a fine gara ha parlato davanti ai microfoni, non ha parlato invece Favarin, e Doronzo si è lamentato non poco proprio per l'arbitraggio, lamentando non solo l'episodio del rigore, che a suo dire era assolutamente inesistente, e come detto in effetti qualche dubbio c'è su questo episodio, e poi lamentandosi anche per l'espulsione di Onescu, che secondo lui è stata eccessiva, e mi pare che anche su questo si possa dar ragione al direttore sportivo della Fidelis, perché Onescu è sì intervenuto in maniera decisa, ma è intervenuto sul pallone, e quindi credo che il rosso diretto fosse un provvedimento eccessivo, non tanto per quelle che sono state le conseguenze sulla partita, perché eravamo al 42esimo della ripresa e quindi praticamente sui titoli di coda, però sicuramente per la prossima, forse per le prossime due, la Fidelis dovrà fare a meno di un giocatore importante come Daniele Onescu. Il DS della Fidelis si è anche lamentato inoltre per un gol annullato alla squadra biancazzurra nella ripresa. Su questo però mi permetto di dissentire, perché rivedendo le immagini mi pare che il fuorigioco di Piccini nell'occasione, il gol poi è stato realizzato da Cruz, fosse abbastanza evidente. A proposito di espulsioni, oggi Nicola, tra Bitonto e Noicattaro, credo un'espulsione pari? 2-1 per il Bitonto, due espulsioni. Il Bitonto ha vinto sul campo ed è capolista, anzi tre, perché è stato anche espulso quasi in contemporanea alla fine della gara l'allenatore Pasquale De Candia del Bitonto, quindi 3-1. Tutte giuste o l'arbitro ha alzato la mano? Allora, secondo me in qualche frangente, forse quella proprio di Zotti verso la fine, sicuramente eccessiva, forse inesistente, credo in un fallo veniale. L'altra era un po' discutibile, e comunque era ancora il sesto minuto del primo tempo, per questo pare fallo a palla lontana mentre si strattonavano Manzari e Stella. Poi c'è stata questa entrata all'inizio della ripresa a gamba tesa, in gioco pericoloso, di Daddario su Albrizio, e lì c'è stata l'espulsione del giocatore del Noicattaro, e quindi parità in quel momento numerica, 10 contro 10, e alla fine poi l'episodio di Zotti. Ovviamente gli anni sono un po' riscaldati, Pasquale De Candia mi ha detto che cercava di portare un po' di calma e invece è stato mandato fuori. È chiaro, in casa nero-verde sono un po' delusi, rammaricati, perché domenica il Bitonto giocherà a Barletta, una gara molto importante, ovviamente nel ruolo di capolista, e quindi non avrà i suoi due giocatori più rappresentativi in questo momento. Tra l'altro erano in testa alla classifica Cannonieri con 7 reti, Zotti è arrivato a 8 oggi, e per cui mancheranno, in virtù di questa decisione dell'arbitro di oggi, mancheranno domenica prossima. Poi non so se scatterà un altro turno ancora, un doppio turno in casa, poi col Casarano potrebbero anche non essere della partita, e non ci sarà ovviamente De Candia, credo, anche per l'espulsione. Ritorno alla Fidelis e poi chiedo alla regia se abbiamo, più che le immagini della Fidelis, anche la possibilità di sentire il presidente del Manfredonia, altrimenti ok. Allora, ritorno alla Fidelis perché voglio capire se la Fidelis ha compiuto un passo avanti, un passo indietro. Domenica scorsa Favarin ha detto con la Vibonese abbiamo fatto un passo indietro, con il Messina? Beh, rispetto alla precedente partita sicuramente un passo avanti. La Fidelis ha avuto un approccio decisamente positivo quest'oggi alla gara, al contrario di quanto era accaduto nella gara precedente con la Vibonese. Tant'è vero che nella prima mezz'ora ha messo in serie difficoltà l'avversario di turno, che era appunto il Messina. Un Messina che faticava tantissimo in fase di impostazione, ha sbagliato una marea di passaggi, e la Fidelis, rubando palla a centrocampo sulla tre quarti, riusciva spesso a rendersi pericolosa. È riuscita a passare meritatamente in vantaggio con il secondo gol in campionato di Cruz. Avrebbe anche potuto segnare più di un gol nel primo tempo, poi nell'ultimo quarto d'ora ha un po' tirato i remi in barca, consentendo al Messina di venire fuori dal guscio. È stato decisivo, bisogna dirlo, Poluzzi in un paio di circostanze, ma questa non è una novità. E poi ripresa molto equilibrata con il pareggio del Messina sul rigore dubbio di cui abbiamo detto prima. Allora, ci sono due risultati che cambiano, che sono cambiati.
il Bari vince con il gol di Brienza e il Lecce perde in casa con il gol di Gambino. Poi affronteremo il momento di Lecce e Foggia, perché secondo me stanno un po' con il fiato corto. Voglio sentire Sdanga e presidente del Manfredonia dopo questa pesante sconfitta. Vediamo se riusciamo a leggere qualcosa anche dalle dichiarazioni dopo partita. Questa contestazione riguarda solo me personalmente, perché voglio fare chiarezza: chi parla con di Elio Di Toro parla di me. È chiaro, è evidente e sicuramente dietro a questo vedo qualcosa di premeditato, perché oggi dovremmo commentare una partita nel primo tempo dominata da questa squadra. Abbiamo subito un gol su una rimessa laterale non data al Manfredonia, palla uscita fuori di 30 cm sotto la nostra panchina, ero là, e quindi non mi va di accettare il verdetto del campo, anche perché gli altri due gol li abbiamo praticamente regalati noi, glieli abbiamo convenzionati, imbacchettati e consegnati. E quindi il primo tempo, se finiva 3-1 per noi, 4-1, penso che non c'era nulla da dire. Io ero giù in panchina, mi auguro di non aver visto una partita diversa. Poi questi attacchi a Elio Di Toro non è solo un modo di fare, di vedere il calcio in una maniera assurda. Forse questa è una piazza che non è abituata effettivamente al calcio, perché in questi giorni sono uscite notizie di tutti i tipi. Era la settimana del referendum, quindi mi aspettavo attacchi, solo che stiamo confondendo uno sponsor di una squadra di calcio con uno sponsor di una squadra di calcio con altro. Vorrei ricordare che ancora oggi siamo a 3 punti dalla zona playoff. Questa altalenanza di risultati ovviamente delude e sconforta prima di tutto noi, e quando dico noi parlo di me e di Elio Di Toro. Siamo mortificati, ovviamente continueremo a fare pulizia, perché credo che basta vedere le immagini e renderci conto che in questa squadra c'è ancora qualcosa che non va, così come gli accadimenti dell'ultima settimana, perché sento dire di mancanza di rispetto, di accordi raggiunti, di ritardi e tante altre idiozie. A me dispiace, perché non c'era, si contesta per colpire le persone, e se questo è il modo di fare calcio, la gente la domenica è giusto che stia a casa, perché il vero tifoso parte dal presupposto che continua a incitare la propria squadra e fa una contestazione costruttiva. Se qui si vogliono tagliare le teste perché fa comodo qualcuno che queste teste vengano tagliate, non ci sono problemi. La società non è la mia, e quindi basta che qualcuno si presenta con una proposta adeguata e la società può passare di mano in qualsiasi momento, perché vi garantisco che 7 anni di sacrifici non è bello raccogliere quello che stiamo raccogliendo. Credo che più eloquente di così Sdanga non poteva essere. Una battutaccia, si sarà sdangato, sdangato. Dialettalmente me lo consentiranno i nostri telespettatori. Dico, più eloquente di così non... Sì, alla fine è stato diretto, ha colpito, diciamo, il fuori calcio, perché le contestazioni, almeno da quello che dice il presidente, non c'entrano nulla con il calcio. Io mi permetto di dire che nel suo commento calcistico il primo tempo sarebbe finito secondo lui 4-1. Io ho visto solo un colpo di testa di Bozzi, però quello che abbiamo visto nelle immagini, poi attenzione, sì, poi è probabile che ci siano state altre due o tre occasioni che noi non abbiamo non raccontate visto. Però io dico sempre che, e l'ho vissuto anche sulla mia pelle l'anno scorso magari, quando i tifosi ti dicono qualcosa, ti contestano, e può capitare, come può essere il presidente, come mi è capitato l'anno scorso, di reagire in maniera istintiva. Ed è la cosa più sbagliata, perché alla fine
quando uno reagisce in maniera istintiva o dice qualcosa magari sopra le righe è perché ci tiene a quello che fa. Quando invece succede una cosa e non la commenta neanche, lì secondo me si devono un po' preoccupare. Quindi questo è il mio parere personale, anche perché c'è gente che lavora bene come Elio Di Toro e come il mister Manfredonia, e sicuramente diciamo il loro futuro sarà roseo. Io quello che volevo dire, nel calcio di oggi, nel momento anche che stiamo attraversando da un punto di vista economico e sociale, queste realtà che riescono comunque a tenere a galla una società, una squadra, soprattutto in Serie D, perché poi si sono assottigliate le distanze, ormai non c'è più il cuscinetto della seconda divisione, della C2 di una volta, eccetera, quindi o si va di qua o si va di là, per cui avere una Serie D che si confronta con altre squadre, piazze importanti tipo la Nocerina, altre ancora, Nardoi, quanto se ne possono aggiungere, eccetera, è un qualcosa che, voglio dire, un patrimonio a cui una città deve cercare comunque di tenere, ci deve essere un coinvolgimento forse molto più caloroso, più partecipativo, evitare di scendere sempre in queste polemiche, a meno che non sia veramente la frattura, non sia veramente insanabile, perché è difficilissimo portare avanti una società di calcio per quello che sappiamo, per cui credo che a volte questi angoli debbano essere un po' smussati. Certo, se la prestazione non convince è chiaro che il tifoso paga un biglietto e va a tutto il diritto di contestare. Secondo me nel Calderone ci hanno messo un po' tutto. Però nell'ambiente a nel Calderone ci hanno messo un po' tutto, sai, il risultato, sì, il cambio di allenatore, lo sponsor, la che è la giornata particolare. Oggi è un campionato importante, la Serie D è un campionato importante ed è brutto poi che magari si scivoli in basso e tornare di nuovo a fare un percorso che già... Io l'ho seguito un po' il Manfredonia dai tempi dell'eccellenza, è riuscito a risalire la china, per cui magari cercare un po', come dire, di riaprire un po' il dialogo, il presidente anche con più serenità, non a caldo, vedere un po' di trovare nel cuore dei tifosi o nelle loro menti, cercare un po' di calmierare tutto e ritornare ad una normalità, se possibile. Ovviamente i calciatori devono fare la loro parte. Devono, non quella che hanno fatto oggi pomeriggio, certo. Francesco, ci vediamo le immagini di Messina Fidelissandria? Sì, aggiungo solo prima di lanciare il servizio che quest'oggi a mio parere si può parlare di una nuova occasione sprecata dalla Fidelis per portare a casa il primo successo stagionale lontano da Andria, e la Fidelis, lo dico questo alla luce della prima mezz'ora disputata dalla Fidelis, una Fidelis che appunto nella prima mezz'ora ha messo all'angolo il Messina, un Messina che di fatto non ci ha capito quasi nulla, poi nella ripresa invece la partita è stata più equilibrata, occasioni da una parte e dall'altra, credo che poi nel finale la squadra di mister Favarin abbia accusato un po' di stanchezza anche a causa dei 120 minuti giocati in settimana col Foggia in Coppa Italia, e questo l'abbia portata nel finale a accontentarsi del pareggio. Vediamo il servizio. Terzo pareggio consecutivo per la Fidelis, ora in serie positiva da 5 turni, ma costretta a rimandare ancora l'appuntamento col primo successo fuori casa. Sull'indecente terreno di Messina, l'11 allenato da Favarin parte forte, sfruttando gli imbarazzi degli avversari in fase di impostazione. Dopo appena 90 secondi, Volpicelli, chiamato a sostituire lo squalificato Cianci in avanti, ci prova da posizione defilata, trovando i guanti di Berardi. Quindi tocca all'altro attaccante Cruz spaventare l'estremo difensore giallorosso con una conclusione che bacia il palo esterno. Gol dello 0-1 pare cosa fatta al 13esimo, quando Tito pesca un Escu a centro area, ma il centrocampista rumeno colpisce male e spreca una chance colossale. Andriesi di nuovo sfortunati poco più tardi, stavolta è Volpicelli, lanciato da Piccinni, a scheggiare l'incrocio. Il vantaggio biancazzurro comunque è solo rinviato. Corre infatti il 21esimo allorché un tentativo dal limite di Annoni si trasforma in assist per Cruz, tenuto in gioco da De Vito, piattone nell'angolino e secondo acuto in campionato per il brasiliano. Padroni di casa non pervenuti per mezz'ora. Poi ecco la loro prima duplice fiammata. Sul traversone di Milinkovic, Madonia non trova il guizzo vincente anche per l'opposizione di Tartaglia, mentre il bomber Pozzebon va a sbattere contro un prodigioso Poluzzi. E non è finita, perché a seguire un tiro cross di De Vito accarezza la parte alta della traversa. Scampato il pericolo, la Fidelis torna a battere un colpo col vivace Volpicelli, che cerca senza fortuna il palo lungo con una soluzione a giro.
Il finale di frazione però è del Messina. Poluzzi si traveste da Superman per dire ancora di no a Pozzebon e di lì a poco la sventola dai 20 metri di De Vito si perde di un nulla sul fondo. Il numero 1 bolognese è ben presto chiamato in causa anche nella ripresa, stilisticamente eccepibile ma comunque efficace il suo intervento sul missile a lunga gittata di Musacci. Si arriva così al 17esimo, il fischietto lombardo Provesi giudica a calcio di rigore questo contatto tra Annoni e De Vito. Va nelle proteste andriesi, è perfetta la trasformazione di Pozzebon dal dischetto. Al 23esimo il direttore di gara annulla per fuorigioco di Piccinni la rete realizzata da Cruz. Sul fronte opposto invece i peloritani pareggiano pure il conto dei legni con Madonia. Curcio, subentrato a Mancino, sbaglia di pochissimo la misura del diagonale e Pozzebon dall'altra parte alza troppo la mira fallendo il possibile sorpasso. Finale un po' nervoso, Onescu rimedia un rosso diretto forse eccessivo per un'entrata su Ferri, poi il triplice fischio che chiude una partita ricchissima di emozioni. Allora no, stavamo già analizzando gli episodi mentre andavano mentre andava in servizio, ecco perché eravamo un po' non dico distratti ma agitati in studio, perché già stavamo appuntando. E parto proprio dalla fine, rosso diretto? Allora, si è preso, sicuramente è col piede a martello, si è preso l'uomo e il rosso diretto. Bisogna vedere se si è preso il pallone prima dell'uomo. Per quanto riguarda il rigore... Stiamo rivedendo forse l'episodio di Onescu. Eccolo qua. Ce lo date anche sul monitor di servizio, lo chiedo alla regia. La stessa inquadratura, forse la riusciamo a vedere nel monitor di servizio, se siamo fortunati, così possiamo vedere, possiamo vedere, eccolo qua, allora, piede, il pallone lo prende, sì, perché cambia direzione, poi probabilmente prende anche la caviglia del calciatore, intervento cattivo comunque. Però il giallo ci stava. Giallo credo di sì. Arancione, diciamo, va. Sì, l'espulsione, perché ha preso prima la palla. Forse l'espulsione è un po' eccessiva. Francesco? Ma più che cattivo mi sembra un intervento scomposto, però mi pare che prenda prima il pallone, poi sullo slancio prende anche la caviglia dell'avversario, quindi mi sembra che il rosso sia eccessivo. Giallo e basta. Sull'episodio del calcio di rigore invece? Bisogna dire che il campo di Messina, non aiuta. Il campo di Messina, diciamo, a parte i vuoti desolanti. Ci lamentavamo di quello di Trani, ma quello di Trani è stato rimesso a posto in maniera. Adesso è perfetto. Episodio del calcio di rigore, eccolo qua. Antonello? Bisogna capire chi prende per primo il pallone, cioè se lo prende prima Noni, non è assolutamente calcio di rigore. Anche qui. Se lo prende l'attaccante del Messina è rigore, non si capisce bene chi colpisce per primo il pallone. Io avrei qualche dubbio anche sul calcio di rigore. La direzione della palla ci aiuta secondo voi? Dalla direzione della palla sembrerebbe che non ha colpito nessuno dei due. Ma se non l'ha colpita, se non l'ha presa nessuno dei due, non è calcio di rigore. Allora, ammonito e non espulso Onescu e rigore secondo me no. A primo impatto ti ho detto che era calcio di rigore perché mi era sembrato che lo stoppava l'esterno del Messina. Invece soffermandomi su dove va a finire la palla, secondo me non la colpisce nessuno. Non mi convince del tutto la segnazione del rigore. Francesco? Sì, condivido i dubbi perché forse addirittura la sfiora la palla a Noni per primo. E poi c'è uno scontro che mi sembra naturale, non è che ogni contatto in aria sia necessariamente calcio di rigore. Forse fallo sul difensore. Sì, il giocatore dell'Andria. Anche perché era in anticipo, era lui davanti. Sì, quindi il difensore dell'Andria. Mi sembra improbabile che in una situazione del genere il difensore possa commettere fallo, visto che era davanti e in anticipo sul pallone. L'arbitro lo vedo molto lontano dall'azione e soprattutto lo spicchio di campo dove accade l'episodio è altrettanto distante rispetto alla visuale eventuale del collaboratore, cioè sia l'arbitro che il suo assistente li vedo molto però lontani. Un'angolazione, a parte che c'è due giocatori davanti sulla stessa linea, ma io credo che l'avrebbe potuto benissimo vedere.
perché non va sull'uomo il difensore dell'Andria, assolutamente no, va per colpire la palla, magari l'ha un po' sfiorato, mancata, ma il rigore non ce lo vedo. Questo significa che, perché l'abbiamo detto in precedenza, Doronzo ha ragione a lamentarsi, ha avuto ragione a lamentarsi almeno di questi due episodi. Questi due episodi, sì, poi c'è un terzo episodio che non so se avremo modo di rivedere, quello del gol annullato. In quel caso mi pare che le lamentele non siano giustificate, perché Piccinni credo fosse al di là della linea dei difensori sul precedente tiro dalla distanza, poi c'è il passaggio all'indietro verso Cruz che fa gol, però su questi due episodi penso che abbia ragione in effetti di lamentarsi il direttore sportivo, perché non è stata fortunata qui la Fidelis. Bisogna lamentarsi ogni tanto. Bisogna lamentarsi? Secondo me sì. Fa bene lamentarsi. Ne abbiamo visti di tanti anni, abbiamo visto tanto calcio, come ben sai, tutti quanti. A volte ci sono degli errori che sono un po' marchiani. Poi, per carità... A proposito, stiamo rivedendo anche il gol... Cattiva fede, buona fede. Stiamo rivedendo anche il gol di Cruz. Siccome Antonello Longo, come ha visto il gol, ha detto regolare, ha chiesto a Francesco Martucci sì, perché sì, lì c'è il marcatore che lo tiene in gioco, sì, cioè sì, proprio sì, ci sono dubbi su quello, non si discute, perché c'è il marcatore che proprio non è che stava salendo dal fuorigioco, no, gli stava proprio addosso, gli stava addosso, e di conseguenza sì. lo teneva. Bisogna dire bravo a Poluzzi, ha fatto anche dei bei interventi, in due occasioni è stato decisivo, perché ha permesso alla Fidelis Andria di chiudere in vantaggio il primo tempo su due tiri di Pozzebon a colpo sicuro, ha avuto in entrambi i casi un riflesso felino con i piedi, è riuscito a sventare delle minacce che sembravano essere gol sicuri. Quanti sono? 5 risultati utili consecutivi? Sì. E se non sbaglio, 5 domeniche fa era venuto probabilmente in studio, sì, 5 domeniche fa, e credo ci fosse, no, eravamo io e l'ex direttore dell'Andria, sì, Torma, e Gianluca Torma, e si parlava di Cruz. Si parlava di Cruz. Dalla partita successiva Cruz ha giocato tutte le partite, se non sbaglio, forse una ne ha saltata dall'inizio, sì, credo ne abbia saltata, e ha fatto 3 gol in 5 partite, ha fatto 2 gol, 2 gol. Queste sono le soddisfazioni di passare. Nel senso che almeno qualcosa. No, ma io l'avevo detto, l'avevo detto la domenica dopo. Dico forse qualcosa. No, Come mai non giocava mai? Un giocatore che l'anno prima Lumezzane era andato in 2 anni di fila in doppia cifra. Comunque in un campionato oggi, come quello del girone A, dove si gioca molto oggi palla. Mi permetto di dire, e non so se Francesco è d'accordo, io ho avuto la possibilità di vedere. Mercoledì la Coppa Italia, di vedere l'Andria in Coppa con il Foggia, è ovvio, era la Coppa, la formazione non era quella dei titolarissimi, anche se poi l'Andria alla fine ha giocato con almeno 6-7 undicesimi della formazione titolare, perché mercoledì in Coppa ha giocato Aia, ha giocato Rada, c'era Mancino, c'era Volpicelli, c'era Tartaglia, c'era Onescu, ha dovuto comunque schierare 6-7 undicesimi della formazione titolare. Non ha giocato Fall in Coppa, dove forse poteva avere una chance, e quando è subentrato non ha giocato benissimo, anzi anche se vogliamo provocato il gol del pareggio del Foggia, propiziato il gol del pareggio del Foggia, e oggi nonostante l'assenza di Cianci squalificato, se devo leggere la formazione, Favarin me lo tiene in panchina e mi preferisce Volpicelli, che non fa proprio la seconda punta di ruolo, almeno. Ma tutti e due non sono una prima punta. Cioè, ha giocato con Cruz. Utilizziamo questo termine che ormai è falso 9, diciamo. Che ormai è diventato. Ha giocato con due false, due mezze punte, diciamo. Anche se Cruz la prima punta la può fare, una prima punta tipica, che diciamo si inserisce dietro, da dietro, davanti all'attaccante, diciamo, la cosiddetta prima punta, la punta di peso. Come la vogliamo chiamare, anche se io sono convinto, l'ho detto 5 domeniche fa e lo ribadisco, se l'Andria gioca due punte, secondo me la coppia migliore come amalgama e come caratteristiche è Fall e Cruz, personalmente. Anche se Fall lo vedo ancora troppo in ritardo. Sarà che io mi ricordo Fall 2 anni fa, Barletta, che faceva reparto da solo, e
non ci dimentichiamo che fra l'anno scorso ha avuto un grossissimo infortunio, diciamo, questo fa molto per un attaccante con quelle caratteristiche, perché Fall è il classico corridore da fastidio, va su tutti i palloni, non ha mai fatto tantissimi gol, però è un giocatore, diciamo, che gli devi mettere i due uomini, i due difensori sopra, perché comunque è uno che ti dà fastidio. Però come caratteristiche proprio tecniche e fisiche, secondo me, si gioca con due punte, Fall e Cruz è la coppia migliore proprio come caratteristiche di calciatori, diciamo. Diciamo che Fall in questo momento, oltre a essere un po' legnoso e probabilmente ancora in ritardo di condizione, ha anche il morale sotto i tacchi, perché non gliene sta andando bene una. La situazione difficile psicologicamente per lui è aumentata mercoledì, perché purtroppo per lui, purtroppo per il ragazzo, fu decisivo in occasione del gol del pareggio del Foggia, quando praticamente con un retropassaggio mandò in porta Chiricò, e poco dopo ebbe l'occasione in contropiede per riportare avanti la Fidelis e fallì un gol abbastanza facile. Quindi possiamo capire la situazione del ragazzo in questo momento. Il calcio è questo, il calcio è fatto di situazioni e ti cambia la vita veramente in 5 minuti. Ricordiamo inoltre che oggi Cianci non ha giocato perché è squalificato. Poi magari Favarin lo avrebbe tenuto fuori comunque, però comunque non era disponibile. Oggi, così come contro il Foggia, per la prima volta Favarin ha deciso di schierare due punte atipiche, come dicevi tu, cioè due punte estremamente tecniche, veloci, che sanno saltare l'uomo, e devo dire che ha avuto dei riscontri positivi, perché entrambi i giocatori, sia Cruz che Volpicelli, hanno disputato una buona gara. Attenzione, io con questo non dico che Fall è più forte di Cianci o Volpicelli è più forte di Fall, no, come caratteristiche sì. Di giocatori. Dovendo mettere le due punte o attaccanti, se tu devi schierare le due punte, okay. Come caratteristiche si sposano meglio Fall e Cruz, perché Cianci fa comunque tanto movimento come lo fa Cruz, Volpicelli fa tanto movimento come fa Cruz, Fall è l'unico che ha delle caratteristiche, diciamo, di forza fisica che nessuno degli altri tre attaccanti ha. Poi non ha mai fatto tanti gol, l'anno che ha fatto più gol è stata Barletta, che se non era ha fatto 9 gol, non ha mai fatto, mi sa che non è mai arrivato negli anni di C in doppia cifra. Non ne sono sicuro, però non ha mai fatto tanti gol, però quel Barletta lì creava molto grazie agli spazi che creava fa. Ci dobbiamo fermare, pausa, e poi quando torniamo ancora al campionato di Lega Pro per analizzare il momento del Foggia e quello del Lecce attuale, che sta perdendo 1-0 con il Cosenza. È finito il primo tempo a Bari, 1-0 per il Bari sullo Spezia, 0-0 è l'altro posticipo di Lega Pro tra Matera e Fondi, e poi per parlare del campionato di Eccellenza in maniera approfondita e diffusa, anche con le immagini di questa giornata. Linea alla regia, pochi istanti e torniamo con Sveva Sport. Rieccoci in diretta con Sveva Sport. Dobbiamo continuare a parlare di Lega Pro e andare poi sul campionato d'Eccellenza, però inevitabilmente noi abbiamo aperto il dibattito sulla possibile coppia d'attacco della Fidelis Andria, composta, adesso ce lo facciamo rispiegare tanto nello lungo, composta da Cruz e Fall. Un amico da casa ci scrive: no, ma questa è altro che coppia migliore, non sono neanche da Serie D, Cianci è diciamo superiore a questi due. Ho provato a semplificare, lo dico sì. All'amico che ci ha scritto sulla pagina Facebook. Allora dei quattro sicuramente, mi sbilancio anche, sicuramente lo sottolineo, Cruz è una spanna più in alto rispetto a tutti gli altri tre. Questo è sicuro anche per quello che ha fatto e per l'esperienza che ha nel campionato di Lega Pro. Poi per quanto riguarda la coppia, ripeto, non è la migliore per le caratteristiche tecnico-tattiche, è la coppia che si sposa. Senti, perché, meglio. E perché Cruz e Cianci no, secondo te? Perché nell'attaccare lo spazio sono molto simili, sono due giocatori che attaccano lo spazio e sono due giocatori di movimento. Di solito quando si gioca a due punti, di solito io non faccio l'allenatore, faccio il direttore, però di solito
quando si mette una squadra in campo, di solito si mettono due giocatori con caratteristiche diverse. Esempio, Dybala e Higuain. Ma l'hai detto perché è entrato Mario Boracino in studio, che sta per prepararsi? No, perché in questo momento forse la coppia migliore del campionato italiano. Lo stiamo vedendo oggi con Mandžukić e Higuain, che comunque sono due prime punte, due giocatori d'area di rigore, sì, che un po' si calpestano i piedi. Ecco perché il Napoli senza Milik ha perso tanto, perché Gabbiadini non è quel giocatore che rimane in area di rigore. Perciò le caratteristiche, tornando alle vicende di casa nostra, le caratteristiche di Fall e di Cruz si sposano meglio. Poi, che sia la miglior coppia, non ho detto questo, come caratteristiche di calciatori sono i due giocatori che si sposano meglio. Tra i quattro attaccanti, sicuramente il nostro amico da casa, sono più affezionati magari a Cianci, che è un ragazzo che ho visto crescere, sono più affezionati a Volpicelli, che li ha fatti andare, diciamo, dalla Serie D alla Lega Pro, sicuramente, ma come esperienza e come numeri calcistici, Cruz sicuramente è il giocatore più avanti dei quattro. Mi ricordo la coppia Scuravi-Aguilera del Genoa, uno dei migliori in assoluto, diciamo, di un calcio più vicino a noi. Che è andata in Coppa UEFA? Giocatori con caratteristiche opposte. Che è andata... Si integravano alla perfezione. È andata in Coppa UEFA. Allora, cominciamo anche a parlare del campionato di eccellenza, poi torniamo sulla Lega Pro, sulla Fidelis, sulle pagelle, però cominciamo a parlare anche del campionato di eccellenza. Ci vediamo il successo del Cerignola sul neutro di Terlizzi contro l'Unione Calcio Biceglie, e poi cominciamo un attimo a scoprire le carte per capire chi effettivamente se la può giocare questa stagione. Il racconto di questa gara con il prossimo servizio. Sul neutro di Terlizzi prevale la capolista audace Cerignola su Unione Calcio Biceglie, presentatosi alla difficile contesa, forte di tre risultati utili consecutivi in campionato e reduce dal successo di misura ottenuto in Coppa Italia contro il Barletta. Mister Zinfollino è costretto a rinunciare allo squalificato Di Pierro e all'indisponibile Vitale per un infortunio subito nel giovedì di Coppa. Il ballottaggio al suo posto tra Querce e Quacquarelli è vinto da quest'ultimo. Il forte Cerignola di mister Farina cambia due uomini rispetto al successo con il Novoli e manda in campo da primo minuto Russo e Ladogana. L'audace parte subito forte, trovando il vantaggio già dopo sei minuti con una discesa sulla fascia di competenza del laterale sinistro Russo, che riesce a servire a centro aria la sfera precisa sul sinistro di Gennaro Oliva, che batte con un rasoterra imparabile al volo Lullo. Al decimo è ancora Oliva a trovare il modo e lo spazio giusti per impegnare sempre con il piede mancino Lullo, costringendolo alla deviazione in tuffo in angolo. L'Unione Calcio che prova a reagire ma che subisce subito anche il raddoppio. È il minuto 14 infatti quando Martinez fa partire una perfetta azione che passa ancora tra i piedi di Oliva e supera Morra e arriva sul secondo palo sui piedi di Russo, che dà l'assist del primo gol e scrive il suo nome sul taccuino di marcatore di giornata. Il colpo è pesante da assorbire per i padroni di casa, che ci provano da calcio piazzato al 22esimo, ma che non sembri giornata lo dimostra anche il tiro a giro di Moscelli impreciso. Il Cerignola controlla agevolmente, costringendo i padroni di casa a lanci lunghi per saltare il centrocampo, un centrocampo certamente superiore quello degli ospiti. Al 29esimo la dogana sfiora anche il tris con una girata alta che spaventa l'estremo difensore di casa. L'occasione migliore per l'Unione Biceglie è timbrata da Amoroso, che al 35esimo su cross di Quacquarelli a centro aria riesce a superare o anticipare il tenace difensore senegalese Sakho, ma in tuffo non inquadra la porta. La vivacità del primo tempo non viene però riproposta nella ripresa. Trascorrono 20 minuti infatti, dopo nulla da segnalare, prima di una discesa di Morra sulla destra con palla a centro aria che crea scompiglio alla difesa di casa. Dalla parte opposta al 22esimo Moscelli e Quacquarelli sulla corsia mancina confezionano un cross sulla testa di Amoroso, che riesce a trovare il tempo e la precisione ma non la forza. Palla facile per la parata di Roberto Marinaro.
Al 32esimo il Cerignola il terzo gol lo realizza anche con un tap-in dello spagnolo Altares dopo il montante, colpito su punizione dall'ottimo Carmine Marinaro, a Lullo battuto, ma la posizione di partenza dello spagnolo è regolare secondo l'assistente. Dopo l'espulsione del direttore sportivo Fernandez, al 35esimo ci prova ancora Amoroso che spizza di testa un cross di Anglani, ma anche in questo caso non c'è precisione. Al 90esimo ci prova ancora in maniera confusa l'Unione Calcio Bisceglie, ma non è proprio giornata per il reparto avanzato nero-azzurro. È l'alba di ben 7 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, durante i quali il Cerignola a sfiorare per ben due volte il tris con due neoentrati, al 48esimo prima con Schiavone e al 51esimo poi con Di Pasquale, che in entrambi i casi trovano la pronta posizione di Lullo. Cerignola e Bitonto, le due squadre che sono in testa alla classifica. Dammi un voto e le chance secondo te per il Bitonto, poi lo chiedo anche ad Antonello, voto e chance sul Cerignola per conservare la vetta. Nicola. Ma diciamo che sono alla pari, anche se per una questione, come dire, organizzativa e anche di inizi progetti di entrambe le società, forse il Bitonto meriterebbe qualcosa in più, ma non lo dico per una questione di appartenenza o meno, perché in effetti il Bitonto era partito malissimo con la sconfitta nella giornata di esordio 3-0 in casa con l'Altamura. La società chiaramente ha dichiarato a inizio stagione che comunque voleva almeno raggiungere i play-off, rilanciare un po' l'immagine dopo una stagione interlocutoria lo scorso anno, quindi fino a questo momento e anche al di là, tenuto conto comunque che non è un organico assolutamente da sottovalutare. E il Cerignola invece forse è partito con ambizioni ben più radicate, ha preso anche Martinez qualche settimana fa, che ha giocato in B nel Brescia, eccetera eccetera, per cui è un altro tipo, come dire, di percorso. Però sono due squadre che in questo momento stanno facendo bene, il Bitonto ha anche questa difesa oltre al portierino Longo, ma io credo sia anche merito della difesa e poi eventualmente della squadra, 810 minuti di imbattibilità, perché da quella domenica con l'Altamura non ha più preso gol e quindi questo è un dato di fatto. Sono arrivati i risultati, la squadra si è pian piano ritrovata anche da un punto di vista del gioco eccetera, però chiaramente bisogna dire che il Cerignola potenzialmente è una squadra che ha già questa caratura, come dire, di forte di ambizioni, anche come credo anche potenzialità economiche. Il Bitonto non è assolutamente da meno. C'è da dire che a breve, come abbiamo l'anno scorso di questi tempi, ne abbiamo parlato spesso, si riaprirà il mercato e cambieranno gli scenari. Quindi quello che in questo momento già comincia un altro sta avvenendo potrebbe essere così, benché quest'anno ricordiamo che l'Eccellenza non è più a 18 ma a 16 squadre, che è anche qualcosa in meno da un punto di vista impegnativo. Però sono due formazioni che in effetti stanno andando meglio e bisogna dire che l'Altamura ha balbettato nelle ultime 2-3 partite, oggi ha sofferto ma ha vinto 3-2 col Vieste ed è quella che forse ha un po' deluso in più, al di là del Barletta che sappiamo tutti ha vissuto queste vicissitudini tecniche delle ultime settimane, dell'ultima settimana. Il tuo flash, Antonello, invece? All'inizio del campionato avevo detto che comunque il Cerignola, Barletta e Altamura e subito dietro Casarano e Bitonto. Oggi dico che il Bitonto ha acquisito una buona sicurezza e gioca un buon calcio, ha un buon potenziale offensivo e anche difensivo in questo momento, perché i numeri dicono questo, però diciamo ha un grande potenziale offensivo. Secondo me c'è uno dei giocatori più importanti di questa categoria, voi vi aspetterete che io parlo di Zotti invece dico Turitto, che è un giocatore che ho avuto io l'anno scorso ed è un giocatore moderno, perché è un giocatore che è in grado di fare entrambe le fasi con quella forza, con quella vivacità, oggi non ce n'è. Ed è secondo me un giocatore, diciamo, da mettere nel podio tra i giocatori più forti della categoria, personalmente. Però il campionato è lungo e il mercato, purtroppo, dopo il mercato incomincia un altro campionato, come abbiamo detto. Noi l'anno scorso a Trani con il mercato è stato un altro campionato per noi. E quindi dico che il Cerignola
per quello che si dice, per le potenzialità che ha, in questo momento è un gradino in avanti rispetto a tutte, anche all'Altamura, che era la mia favorita all'inizio del campionato. Bisogna comunque tenere conto che c'è un certo livellamento. L'anno scorso il Gravina era già forte di suo, alla fine ha tenuto a botta nei confronti di chiunque e ha vinto senza problemi. Era la squadra che era partita con i favori del pronostico, è andata fino in fondo. Quest'anno c'è maggiore equilibrio, però bisogna aspettare. Poi tra l'altro nelle prossime gare ci sono degli interessanti scontri diretti, per cui vedremo anche, verranno fuori i valori anche delle squadre che in questo momento sono lì tra le prime posizioni. Il Casarano sta perdendo un colpi anche perché ha problemi societari, quindi le quattro che diciamo bisogna considerare sono Cerignola, Altamura, Bitonto e Barletta. Non credo che altre si possano inserire più di tanto. Poi bisogna vedere se chi arriverà prima, chi farà i playoff, eccetera. Torno più avanti sul campionato d'eccellenza, perché rifaccio un passo indietro, diciamo nella scansione temporale della trasmissione, ritorno alla Lega Pro. Sul fallo abbiamo aperto il dibattito e diciamo lo continueremo, credo, per un po'. Perché c'è chi ci scrive che è fisicamente forse forte, ma tecnicamente, o meglio, fisicamente forse c'è, ma tecnicamente la Lega Pro sembra un po' troppo per lui. Non so se sei pienamente d'accordo. No, non sono per niente d'accordo, perché questo è un giocatore che comunque ha giocato solo ed esclusivamente in Lega Pro. Quindi magari si può sbagliare un anno, due anni, ma se è un giocatore che negli ultimi cinque anni ha giocato in Lega Pro, non penso che tutti abbiano sbagliato. Magari in questo momento il giocatore, come abbiamo detto prima, ha, diciamo, mentalmente è sotto un treno, può capitare. Cioè, però i numeri dicono che questo ragazzo negli ultimi 5 o 6 stagioni ha giocato sempre in Lega Pro. Ha sempre fatto almeno 20 partite, quindi comunque è un giocatore che ha giocato, non ha fatto la compresenza, ma ha giocato. Questi sono i numeri, e il calcio è fatto di numeri, e i numeri dicono che questo è un giocatore da Lega Pro, non è un giocatore da Serie B, ma non è neanche un giocatore da Serie D, perché negli ultimi 6 anni ha giocato in Lega Pro, anche se ci sono giocatori che giocano in categorie inferiori che sicuramente possono giocare in categorie superiori. Condizionato dall'infortunio. La patata bollente la lasciamo a Favarin. No, ma è condizionato dall'infortunio. Sicuramente, perché essendo un giocatore di una grande stazza, sicuramente tornare in forma per un giocatore che pesa 70 kg è una cosa, ma per un giocatore che ne pesa 90, che ha una stazza bella, bella grande, è più difficile entrare, diciamo, in forma. Un po' tutte le prime punte. Se voi analizzate, io una cosa che faccio spesso perché mi diverto, abbino lo sport alla matematica, anche perché nelle materie letterarie non sono mai stato un genio, diciamo. E quindi nelle materie scientifiche comunque mi sono sempre aiutato. Quanti giocatori nelle prime 10 giornate di qualsiasi campionato, guardate le prime punte e le punte di movimento in tutti i campionati d'Europa, analizzate, vedete chi sono in vetta alla classifica capocannonieri. Giocatori con le brevilini o giocatori o prime punte? Guardate. Lancio un sondaggio, va. Non lo so, io però mi ricordo i tempi nostri, Boninsegno, questi qua. Ma adesso scopriamo quanti erano i tempi nostri, Boninsegno. Aspetta la nostalgia. Io parlo dei miei tempi. No, aspetta. Sì, volevo solo aggiungere una cosa. Se parliamo dal punto di vista squisitamente tecnico, visto che l'amico da casa diceva che tecnicamente Fall non vale la Lega Pro, dobbiamo ricordare che il livello tecnico quest'anno della Lega Pro non è che sia proprio eccelso, perché sicuramente tolte le prime quattro squadre che faranno un campionato a parte, saranno loro a giocarsi la promozione o comunque le posizioni di vertice, poi le altre squadre secondo me sono tutte più o meno sullo stesso livello, o quantomeno c'è un gruppone di 10-12 squadre, in cui c'è anche l'Andria, che bene o male si equivalgono, quindi è un campionato abbastanza livellato verso il basso, se parliamo dal punto di vista tecnico. Certo. Se posso dire, spesso seguo le gare di Lega Pro anche degli altri gironi, e devo dire che in effetti
a parte qualche situazione un po' particolare, il livello non è eccelso, quindi ci sono anche dei calciatori che magari non meriterebbero di giocare in Lega Pro, però ci stanno per tanti motivi, magari contrattuali, di accordi fra società anche di categoria superiore, come sappiamo, per cui ci può anche stare che magari uno all'inizio possa fare fatica, però non sono tutti sicuramente dei grandi campioni, perché ho visto giocare sia nel girone A nel girone B alcune squadre, ci sono alcuni elementi validi di provata esperienza, alcuni giovani di prospettiva, ma la maggior parte, bisogna dire, e a volte il confine è labile anche tra un'ottima Serie D e qualcosa di Lega Pro. Le pagelle della Fidelisandria, o meglio di Fidelisandria, di Messina Fidelisandria, mentre i posticipi sono sempre 1-0 il Bari, continua a perdere il Lecce ed è 0-0 Matera Fondi, più, allora, o meno, pagelle, di, sì, più assegno, o meno di questa domenica. Assegno 3 più e 2 meno nella Fidelisandria, il più lo assegno a Poluzzi per i due interventi miracolosi nel primo tempo, poi ne ha fatto anche un altro nella ripresa, stilisticamente eccepibile ma comunque efficace. Poi lo assegno gli altri due più li assegno alle due punte che, pur essendo una pur formando una coppia nuova, perché non l'avevamo ancora vista fino ad ora, quella formata appunto da Cruz e Volpicelli, entrambi secondo me hanno fatto bene, mezzo punto in più a Cruz naturalmente perché è andato a segno. Il meno lo assegno invece a Tito, che non mi ha convinto e non è la prima volta sulla corsia sinistra, la maggior parte dei pericoli creati dal Messina sono arrivati da quella parte. L'altro meno lo assegno a un Escu condannato più che altro dagli episodi, vale a dire il gol sbagliato abbastanza clamorosamente nel primo tempo, ed è strano visto che stiamo parlando di colui che, pur non essendo un attaccante, è il miglior realizzatore della squadra con 4 centri stagionali. E poi l'altro episodio, quello dell'espulsione, abbiamo detto forse eccessiva, ma comunque importante non tanto per gli sviluppi della partita, ma perché costringerà la Fidelis a fare a meno di un giocatore fondamentale nelle prossime partite, o almeno nella prossima. Francesco, questa parte la chiudiamo non prima di aver fatto una breve riflessione sulle altre pugliesi di Lega Pro. Oggi il Foggia ha pareggiato, il Lecce sta perdendo, il Monopoli ha perso, ma mi riferisco soprattutto a Foggia e Lecce. Sono nella fase in cui rifiatano, hanno fatto i fuochi d'artificio all'inizio con 6 vittorie. Si può vincere tutte le partite. No, alla non, fine le puoi vincere. Sicuramente le due squadre che lotteranno fino alla fine, insieme alla Juve Stabia, e io l'ho detto anche la prima giornata, insieme anche al Matera. Perciò non c'è da preoccuparsi che perdano punti. Li perderanno perché è comunque un campionato particolare, ci sono delle piazze particolari dove è sempre difficile vincere, ci sono delle squadre poi che sono delle incognite, una di queste è proprio il Cosenza, o lo stesso Fondi che sta giocando adesso il Matera. E io ci metto anche la Virtus Francavilla, che è una squadra quando gioca bene può far male a tutti. Quindi alla fine arriveranno Foggia, Lecce e Juve Stabia, ma se la contenderanno Foggia e Lecce fino alla fine, secondo me, senza nessun problema. Poi, perché sono quelle che hanno proprio la struttura potenziale proprio, sia societario che di giocatori più importanti. Io la Juve Stabia non la escluderei mai, perché comunque dopo che è arrivato in Serie B ha fatto questa esperienza che all'inizio è anche andata bene, ha comunque una mentalità un po' diversa rispetto al passato, perché ha vivacchiato un po' a volte tra la Serie D, dilettanti, poi ha fatto la C, eccetera, però ha comunque una struttura, una mentalità abituata a lottare. Sicuramente Lecce e Foggia sono due società di rango, blasonate, che hanno anche degli ottimi giocatori, forse sono anche un po' migliorate rispetto allo scorso anno. E la Lega Pro è un po' così, pieno di insidie, a volte ti aspetti che il fatto di rifiatare, non credo, perché siamo ancora in una fase della stagione veramente, anzi, si dovrebbe carburare. Probabilmente ci sono a volte dei cali, oppure gli avversari sanno anche meglio, sono squadre garibaldine che ti possono mettere in difficoltà. Però in effetti credo che, seguendo anche quello che ha detto Longo, siano le più accreditate. Però la Juve Stabia io non la escluderei assolutamente a priori. La Mina Vagante è un po' la Virtus Francavilla, che è una realtà a suo modo particolare, costruita in questi anni, lo stesso allenatore. Io faccio un esempio di alcuni calciatori che hanno cominciato con il Francavilla in eccellenza
e sono riuscite ad arrivare, tipo Galdian, Biason, faccio alcuni nomi, che sono riuscite ad arrivare in Lega Pro e ci stanno benissimo. E quindi c'era questo entusiasmo del presidente Magri e di questo allenatore che conosce bene la squadra, la piazza. Potrebbe essere la mina vagante di dare fastidio al momento opportuno anche a qualche grande. Il Monopoli il suo lo fa sempre, oggi magari c'è stato questa caduta in casa, ci può stare in Lega Pro, ci può comunque stare, però in effetti il Matera è sempre un po' particolare, perché la società a volte dà l'impressione di poter dare questa brusca accelerata, poi magari si ferma un po', benché sia un organico di tutto rispetto. Ci sono alcuni calciatori che conosco bene, cioè Strambelli, Iannini, cioè anche Infantino, se non mi sbaglio, Saveriano. Insomma, non è malvagia, però Lecce e Foggia hanno una potenzialità, hanno il pubblico, voglio dire, è anche un qualcosa che viene da dentro, è una spinta in più e potrebbe quest'anno fare la differenza, speriamo ovviamente. Allora, domani parliamo alle Fidelis, appuntamento alle 21, qualche anticipazione? No, ormai siamo abituati a non visto che non ho dato anticipazione nelle puntate precedenti, stavolta ti accontento, anche perché ci hanno comunicato con largo anticipo chi sarà l'ospite di domani insieme a noi ci sarà Jon Trada, difensore della Fidelis Andria, quindi non perdete l'appuntamento alle 21 di domani sera con Pane, Amore e Fidelis, naturalmente. Alla conduzione ci sarà Peppino Ernesto. Si può struccogliare Rada anche su perché il Bari l'anno scorso non è riuscito. Prendete spunto. Allora, Francesco, grazie. Grazie a te. Perché ovviamente adesso ci saluterai e lascerai il posto a Mario Boracino, che tra un po' arriva. Noi ci fermiamo per l'ultima pausa, poi al rientro torniamo a parlare del campionato di eccellenza, anche con le immagini di Otranto Barletta e con le voci del dopogara, non soltanto di Otranto Barletta, ma di Unione Calcio Bisceglie Cerignola. Linea alla regia, pochi istanti e torniamo con Sveva Sport. Rieccoci in diretta con l'ultima parte di Sveva Sport. Saluto subito Mario Borraccino qui a fianco a me. Eccomi qui. Buonasera. Posso dire che è provato dalla lunga trasferta a Otranto. Sicuramente non è dietro l'angolo, però insomma. Ho ancora 20 minuti di autonomia. No, mezz'ora. Giusto il tempo di completare la trasmissione. Con lui parleremo di Otranto Barletta. Torneremo a parlare del campionato ovviamente di eccellenza, apriremo come ormai è consuetudine la finestra extra calcistica, che spesso diventa un balconcino perché poi non facciamo più di una disciplina sportiva. Però oggi solo calcio a 5. Oggi solo calcio a 5, perciò è giusto veramente una persiana, oggi è una persiana che si apre e si chiude facilmente, però vi volevo far sentire, a proposito del campionato di eccellenza, le voci del dopogara di Unione Calcio Bisceglie Cerignola, partendo credo dal direttore generale dell'Unione Calcio Bisceglie, non ha parlato Zinfollino, allora sentiamolo nel dopo partita. Sponda Unione Calcio con Leonardo Pedone a parlare di questa partita, che sono cattivo se dico che diciamo forse ci stava la sconfitta. Beh, probabilmente avevamo anche nelle gambe la partita di giovedì, che ci è costata energie, poi di fronte avevamo un avversario che non credo di dire fesserie se dico che è la squadra migliore che abbiamo incontrato fino a questo momento. Noi non abbiamo fatto sicuramente una delle nostre migliori partite, però aver continuato a credere fino all'ultimo momento almeno di ridurre il gap con il Cerignola, però bisogna essere onesti, merito al Cerignola che ha con merito vinto la partita. Merito a loro che hanno chiuso anche tutti gli spazi, voi avete provato anche con lanci lunghi, effettivamente non si passava da quelle parti. Beh, sicuramente è così, anche per un fatto fisico, voglio dire, erano superiori a noi anche da un punto di vista di statura, di ogni in entrambi i sensi, erano di statura superiore. Probabilmente, volevo dirti prima, il fatto di non aver chiuso meglio la partita giovedì, probabilmente un po' ce la siamo portati nella testa in campo oggi, però guardiamo avanti e non è una tragedia aver perso con la capolista. Anche perché venivate da tre risultati utili in campionato, poi c'è anche la vittoria in Coppa Italia, non è con una sconfitta con il Cerignola, come dicevate, fasciare la testa, ma pensare
al futuro, già da stasera stesso? Sicuramente, perdere non è mai piacevole, non è mai positivo, perché le vittorie comunque aiutano a vincere. Oggi speravamo quantomeno di non perderla. È chiaro che il colpaccio avrebbe dato per noi una linfa vitale per il nostro proseguo del campionato e della Coppa, che per noi è obiettivo primario. Domenica ci aspetta un'altra battaglia, sportivamente parlando, chiaramente. Noi Cattaro, che pare abbia perso anche oggi e che quindi anche loro avranno la stessa voglia, aspettiamo domenica e il calcio ti offre subito la possibilità di riscattarti. Grazie. Le parole di Leonardo Pedone, direttore generale dell'Unione Calcio Biceglie. L'Unione Calcio, adesso posso dire che un pizzico delude, perché è vero che loro devono raggiungere la salvezza di migliorare il risultato della passata stagione, però forse in tutto il gruppo dell'eccellenza è quella che sta venendo un po' meno rispetto alle attese iniziali, o sbaglio, Antonello? No, secondo me no, perché comunque gli mancano qualche punto che ha perso strada facendo, perché è stata un po' sfortunata sia in alcune partite, e poi, se non sbaglio, l'Unione Calcio ha affrontato già tutte le squadre di Vasto, sì, manca solo l'Altamura, se non erro. Quindi comunque adesso incomincia il suo vero campionato. E poi non ha una squadra per ambire, secondo me, ai piani alti. Ha una squadra per salvarsi tranquillamente. In Coppa sta andando bene. Quindi io posso dire che il ruolino di marcia, secondo me, è giusto. Se consideriamo che ha perso, secondo me, qualche punto strada facendo nella partita con il Vieste, nella partita con l'Hellas Taranto e nella partita col Barletta, che ho visto personalmente, dove meritava qualcosina in più, secondo me, diciamo, con quei 2-3 punti in più, diciamo, è perfettamente in linea con quello che, diciamo, loro devono dare per le qualità dei giocatori che hanno. Hai citato il Barletta, allora veniamo al successo del Barletta ad Otranto, con l'esordio in campionato, perché c'era stato già in Coppa da parte di Massimo Pizzulli in panchina. Mario, raccontaci tutto. Sì, secondo 3-0 consecutivo da parte del Barletta, quello odierno, quello conquistato sul difficile campo di Otranto contro una squadra che non aveva mai perso in casa, aveva incassato 4 gol in 9 partite, è sicuramente più convincente. Il Barletta ha fatto bene, sicuramente è stato favorito dall'errore che poi vedremo nelle immagini di un calciatore dell'Otranto che di fatto ha spianato la strada al gol di Santoro e al Barletta, però è stato bravo a giocare con personalità, a chiudere la partita prima dell'intervallo, poi a trovare il tris nel corso della ripresa. Barletta compatto, Barletta determinato, Barletta che gioca di squadra proprio come piace a Massimo Pizzulli. Ci vediamo le immagini, ci vediamo il servizio di Otranto Barletta. La formula è la stessa di 7 giorni fa, 3-3, 3 gol per 3 punti. Il Barletta espugna il comunale di Otranto con un secco 3-0, reti di Santoro e lo Iodice nel primo tempo e Giovanni Lo Russo in pieno recupero. Vince la seconda partita di fila senza subire reti e condanna alla prima sconfitta casalinga in questo campionato i salentini. I biancorossi tornano così a fare irruzione in zona playoff e agganciano il Casarano in quarta posizione. Le capoliste Bitonto e Cerignola però continuano a viaggiare ad alta velocità e restano distanti sempre 7 lunghezze. Massimo Pizzulli all'esordio in campionato sulla panchina del Barletta non ha a disposizione gli squalificati di Rito, Sguerra e Rossetti. Lunghissima anche la lista degli infortunati. L'infermeria comprende Capitan Di Giorgio, Bartolo Russo, Martino, Lisi e Cormio. Il tecnico bitontino opta per il 4-3-3 con Mignogna regista di centrocampo e il rientrante Santoro come principale terminale offensivo. Ai fianchi di quest'ultimo agiscono Pellecchia e lo Iodice. Assenze pesanti anche tra i padroni di casa, costretti a rinunciare le squalificati Palma, Staiano e Martin Sanchez. Lima, 45 anni ed importanti trascorsi in Serie A con le maglie di Lecce, Bologna e Roma, parte dalla panchina. Le due contendenti provano a suonarsele sin dalle prime battute. C'è poco spazio, insomma, per i tatticismi tra i 22 protagonisti in campo. Lo spagnolo Gonzalez Mora si libera bene la conclusione, calcia con il destro sul primo palo, ma Diouf se la cava in due tempi. Il Barletta dalla parte opposta passa subito al dunque. Santoro a
attacca Cellammare, gli porta via il pallone e con un chirurgico raso terra batte così Carroppo, primo centro stagionale per l'attaccante biancorosso, 1-0 dopo 8 minuti. L'Otranto fatica inizialmente ad assorbire il colpo, poi ci prova a metà frazione con Luca, ma il suo insidioso diagonale si spegne sul fondo. Finale di tempo di matrice ospite, Pellecchia decide di puntare l'area di rigore, fa tutto bene, ma poi si perde sul più bello. Prima del riposo sale in cattedra lo Iodice, secco il dribbling con cui lascia sul posto il giovane Saracino che riesce a fermarlo in aria solo con le cattive. Rigore indiscutibile, dal dischetto si presenta lo stesso lo Iodice, il destro con cui spiazza Carroppo è impeccabile e vale il 2-0 all'intervallo. La ripresa, meno intensa ed emozionante rispetto alla prima frazione, si apre ancora nel segno del Barletta e di lo Iodice, il cui tentativo però questa volta termina alto. Prima dell'ora di gioco arriva il momento di Lima, il 45enne centrocampista brasiliano che ha scelto l'Otranto per tornare al calcio giocato, prende il posto dello spagnolo Roldan. Il segno prova a lasciarlo un altro neoentrato, Pizzutelli del Barletta, che però spreca così il match point alla mezz'ora. Bravo Carroppo a deviare in corner. Il terzo gol arriva comunque a tempo scaduto e lo realizza un altro calciatore entrato a match in corso, Giovanni Lorusso, che ha la seconda presenza in campionato, trova il primo centro con la maglia biancorossa. Partita sigillata, prima del triplice fischio c'è spazio per questo assolo di Defo per gli Druntini che si perde sul fondo. Finisce così 3-0 ad Otranto, vince il Barletta, un Barletta compatto, organizzato, umile e votato al sacrificio come non si vedeva da tempo. L'impronta di Massimo Pizzulli in buona sostanza c'è già. E di fatto hai già risposto alla prima curiosità, e cioè se l'impronta di Pizzulli, ovviamente non soltanto sul piano tattico ma soprattutto sul piano psicologico, si è fatta vedere e sentire sul Barletta. Faccio una premessa: secondo me Francesco Bidetto è un ottimo allenatore, solo che evidentemente non riusciva a gestire bene lo spogliatoio del Barletta. Pizzulli non ha la bacchetta magica, cioè non è che può aver cambiato tutto in 5 giorni. Ha dato serenità all'ambiente, ha dato serenità ai giocatori, li ha caricati, e per la prima volta, almeno in questa stagione, il Barletta ha giocato oggi di squadra, che è quella la cosa che ha fatto la differenza, secondo me. È un'analisi giusta, cioè nel senso che era Francesco Bidetto non aveva il polso dello spogliatoio. Sono due allenatori con caratteristiche completamente diverse. Francesco Bidetto per me è un ottimo allenatore. Sono Massimo Pizzulli un po' più pacato, Francesco Bidetto un po' più istintivo. Sono due persone completamente diverse. Hanno due modi di gioco e due modi di vedere il calcio in maniera completamente diversa. Poi alla fine bisogna sempre aspettare, perché pure Francesco è partito abbastanza bene. Io ho visto mercoledì giovedì tutto il primo tempo un quarto d'ora del secondo tempo, quando erano ancora 11 contro 11 e l'Unione Calcio l'ha sovrastato al Barletta, sia dal punto di vista del gioco, sia dal punto di vista dell'occupazione degli spazi e sia dal punto di vista di squadra. Oggi ho visto un'altra squadra in un campo che è il più difficile di tutto il girone dell'eccellenza, perché è un campo 9-9, non è un campo 11-11. Sì, sì. È un campo dove c'è sempre tanto vento ed è il fortino dell'Otranto, perché su quel campo così piccolo sanno giocare solamente loro. E vincere in quella maniera, perché mi è sembrata abbastanza, diciamo, netta vinto come molto vittoria. Bene oggi, tra l'altro con 8 assenze. È vero che mancavano 3 giocatori importanti anche all'altro, però insomma, Barretta era con 8 assenze. Onestamente ho visto belle trame di gioco, una squadra messa bene in campo, però è troppo facile, diciamo, buttare giù dal carro mister Bidetto, che ha fatto 6, 7, 8 partite e dopo una partita far salire sul carro Massimo. No, sono i miei due grandi amici, io aspetterei a dare un giudizio, perché ricordiamoci che Francesco Bidetto ha avuto una squadra già costruita, quindi senza le sue idee di gioco, e questo è fondamentale per un allenatore, è fondamentale. C'era la Cava che ha fatto tutta la preparazione, quindi sì, è una squadra costruita prima che lui arrivasse, evidentemente qualcosa è andato per il verso giusto. Io ho visto anche io la partita di Coppa e mi riallaccio al fatto che hai chiesto un po' sull'Unione Calcio Biceglie, che ha avuto una grossissima occasione quasi per mettere in cassaforte la qualificazione con 3 uomini in più, purtroppo ha vinto 1-0 per loro, adesso se la vedranno al ritorno col Barletta,
che quindi ha la possibilità comunque di ribaltare. Vedremo come andrà a finire questa finale, che potrebbe essere anche un po' a sorpresa, e che però è importantissima perché dà la possibilità di giocarsela poi a livello nazionale. Lo sappiamo tutti, chi vince la Coppa Italia di eccellenza a livello nazionale poi va direttamente anche in Serie D, quindi una grossa chance anche per le quattro, perché anche l'Otranto ha pareggiato l'Altamura, ma tutto può essere cambiato e sovvertito nella gara di ritorno. Il Barletta oggi ha fatto il suo, perché in effetti Otranto non è un campo facile, e probabilmente ha trovato gli stimoli giusti con Pizzulli, nonostante qualche assenza, c'erano anche dall'altra parte, e una squadra che secondo me non si è ancora espressa del tutto in maniera completa, forse avrebbe bisogno anche di qualche ritocco, e credo che la società ci stia già pensando a dicembre, ed è quella che ovviamente è blasonata, che ha qualche punto in meno obiettivamente, ma potrebbe risalire, e tutto verrà rimescolato e messo in discussione, come abbiamo detto. Domenica prossima infatti c'è già comunque uno scontro diretto, cui accennavo prima, perché il Barletta giocherà appunto con il Bitonto, per cui questo è già un test importante, benché nella squadra capolista dall'altra parte, come vi ho detto precedentemente, mancheranno sia Manzari che Zotti, comunque sono due giocatori che fanno la differenza. Barletta si gioca diciamo un 75% della stagione nelle prossime due partite, Barletta Bitonto e Barletta Unione Calcio Bisceglie in Coppa del giovedì successivo. Da queste due partite poi dipenderà anche il mercato. Anche ravvicinati, sia per il Bisceglie che per il Barletta, che giocando in settimana c'è uno sforzo in più. Voci del dopogara. Sì, cominciamo da Massimo Pizzulli, esordio in campionato vincente, soddisfatto, molto soddisfatto della prestazione dei suoi. Ottimo primo tempo, buonissima gestione della partita nel corso della ripresa e la gara che aveva immaginato. Sì, la gara che speravo, perché comunque insomma sapevamo che l'Otranto ha subito solo 4 gol in tutto il campionato, in casa insomma è un fortino, ha fermato all'Altamura anche il Bitonto, ha pareggiato qua, l'unica squadra che ha pareggiato, quindi sapevamo la difficoltà, anche se pure loro avevano degli assenti, bisogna dirlo, 2-3 assenti, ma noi ne avevamo 8, quindi oggi mi aspettavo delle risposte come squadra. Ho chiesto questo ai ragazzi e lo sto chiedendo da quando sono arrivato. Sono contento, al di là del risultato, che abbiamo dimostrato di essere squadra. Che cosa c'è di Massimo Pizzulli in questa vittoria? C'è gruppo, c'è compattezza. Reparti molto stretti, penso insomma abbiate visto che ho cercato di giocare con un 4-3-3 per sfruttare anche delle ripartenze. Abbiamo uomini anche da ripartenza. Sono arrabbiato perché dovevamo chiuderla forse nel primo tempo, dove abbiamo avuto ripartenze micidiali, li abbiamo un po' aspettati. Perché è inutile nascondere, c'è un po' di l'abbiamo dimostrato anche giovedì in Coppa, ho visto una squadra chiaramente contratta, dovuta a una situazione non sicuramente serena. Io ho cercato di dare serenità a un gruppo che sa di avere delle responsabilità, come il sottoscritto. È una soddisfazione. Onestamente lo 0-3 è un risultato importante contro una squadra importante, che dà solo morale per poter lavorare bene e affrontare le prossime gare. Il Barletta è tornato a fare bene mister, però le altre lì davanti continuano a camminare con un'andatura davvero molto importante. Intanto era importante anche fuori casa dare dei segnali, perché purtroppo noi abbiamo perso anche dei punti, e quindi il mio compito è cercare anche fuori casa di recuperarli. In casa dobbiamo sfruttare il campionato, è lungo, lasciamo stare, sono 7 punti dalla prima, ma in questo momento mi sembra che siamo nei playoff, e quindi già abbiamo staccato l'Otranto di 4 punti, abbiamo forse passato anche Vieste e Casarano. Dobbiamo pensare a noi, trovare questa identità. Oggi abbiamo dimostrato di avere un'identità, penso, perché quello rimproveravano in questi 3 mesi, quindi su questa identità devo lavorare per migliorare la gestione pure della partita, che comunque nel secondo tempo direi è stata eccellente. Può essere questa la vittoria della svolta, oppure c'è da attendere la prova del 9 di domenica prossima contro il Bitonto, al cospetto di una squadra che in pratica non subisce gol da 9 partite? Sì, il Bitonto come l'Otranto, mi sa che l'Otranto ha subito 4 gol, il Bitonto 3, quindi erano le migliori difese del campionato. Abbiamo fatto male all'Otranto, mi auguro, gli abbiamo fatto 3 gol, ne aveva subite 4 in 8 partite, quindi insomma merito dei ragazzi, merito di questa voglia di voler vincere. Mi auguro che
Domenica abbiamo la possibilità, inutile nascondere, di riaccendere definitivamente un entusiasmo che già oggi sono stato contento di vedere. Notavo la sciarpa di Massimo Pizzulli, era una sorta di totem, no, ma era il must della passata stagione, ogni intervista era con la sciarpa. Una volta si permise di non indossare la sciarpa e fu bacchettato, diciamo, dalla nostra trasmissione. Comunque, un campionato è interessante anche quest'anno, forse tecnicamente meno pregevole rispetto a quello dello scorso anno, anche perché io sono favorevole per le 18 squadre in eccellenza, più entusiasmante, interessante. Quest'anno è a 16, ma ci sono squadre che daranno battaglia fino alla fine, quelle che ti ho citato prima, e credo che ci sarà veramente un bel vedere, sperando che tutto avvenga nei canoni della regolarità, e mi auguro anche da parte degli arbitri che ci sia un livello un po' più superiore rispetto a quello che si sta vedendo quest'anno. L'anno scorso c'erano degli arbitri un po' più bravi. Non vi abbiamo aggiornato su un paio di risultati che sono cambiati e che erano cambiati nel corso della serata. Allora, il Lecce aveva pareggiato con il Cosenza, insomma lo ha fatto parecchi minuti fa, aveva pareggiato con Mancosu, il problema è che anche il Bari ha subito il pareggio per mano dello Spezia con l'autogol di Fedele, e se dovesse finire così non so come comincia l'avventura di Colantuono sulla panchina del Bari. A proposito di panchine, dovremmo sentire anche, vogliamo sentire il tecnico dell'Otranto, ci vuoi fare la sorpresa? No. Del 45enne Lima. Il tecnico dell'Otranto lo ascoltiamo questa notte in Zero Sorte Lights mentre io stavo dormendo, però lo puoi sentire anche domani forse in eccellenza di Puglia. Invece ci ascoltiamo Francisco Lima, il grande personaggio di questo campionato di eccellenza, 45 anni, lo ricorderete tutti, insomma, giocatore che ha fatto tanta Serie A con la maglia del Lecce, col Bologna, e poi è stato anche un titolare fisso della Roma di Fabio Capello. Ascoltiamo le sue parole, è entrato in campo nel corso della ripresa. Francisco Lima, che cosa è successo oggi al vero Otranto? Non è successo niente, l'unica cosa è che è sbagliata la squadra, giochiamo, non ho giocato bene, è preso subito i gol e così si diventa un po' difficile con una squadra come loro che è stata ben impostata in campo, c'è il momento per giocare. Non è sbagliato, dobbiamo pensare che dove è sbagliato e dobbiamo vedere per non succedere più volte. Dove può e dove deve arrivare secondo te questa squadra? Senti, la nostra squadra è una grande squadra, oggi è peccato che ha perso questa partita, però la nostra squadra può arrivare lontano, una squadra che viene lavorando bene, che viene facendo un bel lavoro. Oggi è successo, come tutte le squadre succede, no? Però dobbiamo vedere questa settimana per dove sbagliamo, dove fare questa cosa per non succedere più. Francesco, parliamo un po' di te. A 45 anni ti sei rimesso in discussione, sei tornato sui campi di calcio, come ti stai trovando qui ad Otranto? No, sto mi trovando benissimo, questo è importante, penso che c'è la voglia, però sono qui più per che adesso sto facendo i corsi allenatori a Taranto e il 22 dicembre prendo il cartellino, così devo lavorare. Sto qua con loro per dare una mano, aiutare. Mi trovo bene, la società è una buona società, loro stanno a fare un bel lavoro, Pino, che è uno che sta mi dando la mano anche con il presidente. È stato un bello lavoro, un bello rapporto con loro. Vediamo dove possiamo arrivare, sono tranquillo, così vediamo la cosa. So che sei un appassionato del Lecce Calcio, i colori giallorossi ti sono rimasti nel cuore dopo l'esperienza proprio a Lecce. Ci fai un pronostico, chi lo vincerà secondo te questo campionato di Lega Pro? Speriamo Lecce, no? Sono sempre Lecce da quando è arrivato. Il Lecce c'è una buona squadra, come c'è Foggia, anche c'è una buona squadra. Però Lecce se la fa alla grande, sicuramente vede che quest'anno va in Serie B, prossimo anno, no? Va in Serie B, speriamo di andare. C'è il Padalino che è un bravo allenatore, c'è una grande società, c'è dei giocatori bravissimi lì. Spero che quest'anno loro possano andare più in su. Sono finali Lecce Cosenza 1-1, Matera Fondi 0-0 per il campionato di Lega Pro. Credo che sia finale anche Bari Spezia 1-1.
con il pareggio della Juve Stabia, con il pareggio del Matera, con il pareggio del Foggia, di fatto oggi la classifica non ha detto nulla, non ha detto nulla di nuovo. Stavo pensando a Lima, a volte questi calciatori qua ne abbiamo visti all'opera spesso, mi ricordo Odisseo che purtroppo non c'è più, quando ha giocato anche in Serie D, che aveva già una bella età, giocava nell'Ebolitana, e a volte capita di vedere, comunque è sempre un piacere, cioè un fatto di colore, di simpatia, perché tra l'altro lui anche oltre, perché 45 anni sono davvero tanti, però è comunque un tocco anche di colore, di simpatia in un campionato dove ci sono molti calciatori di provata esperienza che tanto nominiamo. Poi tra l'altro è molto legato al territorio, al Salento. Sì, lui evidentemente Salento, ha l'ambizione, insomma, di passare dal campo alla panchina, sì, e questo... Comunque Eccellenza quest'anno riceverà dei fuochi d'artificio, un altro campionato da seguire con molto entusiasmo, molta passione. Abbiamo anche parlato prima del Trani, con Pettinicchio, ci sarà anche qualche altra squadra che verrà su a dicembre. Allora, a proposito del Trani, facciamo una piccola parentesi, perché noi del Trani oggi abbiamo soltanto accennato al risultato, anzi l'avevo quasi dimenticato, poi mi sono salvato in calcio d'angolo sull'1-1 con l'Hellas Taranto. Ci dai qualche informazione? Sì, allora era la prima di Pettinicchio sulla panchina della Vigor Trani. C'erano state delle operazioni in entrata in settimana, chiaramente dal mercato degli svincolati. Autore del gol del momentaneo vantaggio è stato realizzato tra l'altro proprio da uno degli ultimi arrivati, Rinaldo Piazzola, dallo scorso anno in forza al Barletta. C'è stato anche l'innesto di Ciarramitaro, è arrivato, ha firmato anche Moschetto tra i pali. Insomma, stanno provando ad allestire comunque una buona squadra in attesa della riapertura del mercato. Lì bisognerà ovviamente puntare molto su nuovi innesti per rinforzare una squadra che partirà inevitabilmente ad handicap, deve sperare almeno di entrare nella griglia, sì, play-out, anche perché sotto non stanno correndo, sì, gli altri c'è lo spazio, tra l'altro un campionato spaccato in due, quindi sicuramente sì, c'è una parte superiore, sì, e un'inferiore. La finestra domenicale la apriamo oggi, è una persiana, sì, perché sì, parliamo solo del calcio a 5. Solo del calcio a 5, però è stata davvero una bella partita ieri, a palla di sfida Mario Borgia tra Cristian Barletta e Eboli, l'hanno vinta i biancorossi di Antonio Dazzaro 4-3, continua insomma l'eccellente momento di forma dei biancorossi, anche se erano reduci le due sconfitte consecutive. Barletta ora terzo in classifica, che potrebbe diventare secondo se fosse accolto il ricorso del match contro il San Michele. Di sicuro la matricola barrettana continua a fare bene. Vediamo com'è andata la partita nelle immagini. Micidiale 1-2 d'inizio ripresa dei campani avrebbe annichilito e affossato psicologicamente molte squadre. Non il Cristian di Antonio Dazzaro però, non la matricola biancorossa che sta facendo faville alla prima storica partecipazione al campionato di A2. Il quintetto barlettano infatti rimonta e batte 4-3 l'Eboli davanti al numeroso e caloroso pubblico del Pala di Sfida Mario Borgia, ritrova dopo due sconfitte consecutive il piacere della vittoria e aggancia i salernitani in terza posizione in classifica a quota 14 punti. Gli stessi anche di Real De Montesilvano e Borussia Policoro. Se venisse accolto il ricorso presentato contro l'esito finale della partita interna del 1 novembre persa con il San Michele, il Cristian balzerebbe addirittura in tutta solitudine in piazza d'onore in graduatoria. Partita bellissima, quella andata in scena al Pala di Sfida. Dazzaro sceglie nello starting five iniziale Filò, Capacchione, Muoio, Nenè e Garrote. Quest'ultimo ci mette meno di 3 minuti per inserire il primo timbro personale sulla partita. Bellissimo il tocco morbido con cui il 10 spagnolo scavalca Sinno e porta in vantaggio i padroni di casa. Reazione dell'Eboli, Borsato spedisce clamorosamente al lato a tu per tu con Filò, lo stesso brasiliano degli ospiti, alza troppo la mira di testa sugli sviluppi di un corner. Campani ancora pericolosi, Arteiro incrocia ma non in maniera precisa, idem Borsato che conclude al lato. Resiste e poi sale di tono la formazione barlettana, pericolosa con Binetti, Mancino fuori in misura, Focosi su assist di Muoio, Sinno si salva in corner e Nenè palla sul fondo. Prima del riposo poi Binetti, servito da Nenè, non riesce ad incidere sul secondo palo e guadagna soltanto un calcio d'angolo. Cristian dunque avanti di un gol all'intervallo. La ripresa si apre decisamente nel segno dell'Eboli. Borsato dopo pochi secondi fa centro con il destro e ristabilisce la parità. Frosolone 2 minuti più tardi trova il guizzo che vale il sorpasso per il quintetto di Ivan Oranges.
L'1-2, dicevamo, non stordisce però i pugliesi. La reazione è immediata. Nenè spaventa così Sinno, l'estremo ebolitano è bravo in seguito ad opporsi anche a questo tentativo di Garrote, ma nulla può al quinto minuto, quando Nenè decide di illuminarsi e con il primo centro personale in questa stagione riporta la contesa in equilibrio. L'inerzia del match è di nuovo barlettana. Garrote prima impegna severamente Sinno, poi serve un assist d'oro che Capitan Capacchione trasforma nel gol del nuovo vantaggio. 3-2, il Cristian non si accontenta e sfrutta l'onda positiva. Garrote conclude così uno splendido gioco a due combinetti e porta i suoi al doppio vantaggio. Non è ancora finita, Bebe Tigno con una sontuosa giocata si libera bene al tiro e riporta in scia l'Eboli. I biancorossi hanno due volte il match point per archiviare la pratica, ma in entrambi i casi Nenè trova sulla sua strada un ottimo Sinno. I campani restano in partita e nel finale ci provano col full power. I padroni di casa però resistono a denti stretti, difendono il 4-3 sino al definitivo suono della sirena e poi fanno festa insieme ai loro sostenitori al termine di un pomeriggio semplicemente da incorniciare. È stata una vittoria cercata, soprattutto perché avevamo bisogno di scattare l'ultima partita in casa, che non è stata positiva da parte nostra, soprattutto quando giochiamo di fronte al nostro pubblico che è eccezionale. Anche oggi, nonostante le condizioni atmosferiche, ci ha seguito in massa e ci ha sostenuto, specialmente nel momento di cui avevamo bisogno. Il loro apporto è stato straordinario. Siamo quasi in chiusura, dobbiamo dare le pagelle di Otranto Barletta, più e meno. Sì, allora, meno nessuno oggi. Oggi do 3 più addirittura ai 3 juniores, Diouf, Don Vito e Varula. Penso meno non ne abbiamo dati. Gli ospiti di eccellenza di Puglia? Te ne dico due, Vincenzo De Santis, direttore sportivo del Barletta, e Massimo Polidori, centrocampista della capolista al Cerignola. Audace Cerignola, sì, sì, no, sì. Non ti veniva Audace? No, una delle due capoliste. Una delle due capoliste, l'altra. Il terzo ospite non lo dico perché non lo so. Lo dobbiamo cercare, non certo stanotte mentre sta dormendo. No, aspettiamo risposte dall'Unione Calcio Comunque Bicenna. Ricordiamo domenica Barletta Bitonto, l'Altamura gioca a Novoli, che è sempre un campo molto particolare, sì. E il Cerignola invece gioca in casa con l'Otranto, quindi potrebbe essere una giornata per anche non farmi tirare le orecchie. Dico anche che c'è Noi Cattaro Unione Calcio Biceglie, perché Noi Cattaro, no, non me le faccio tirare dall'Unione Calcio, non me le faccio tirare dagli amici del Noi Cattaro, che ci seguono sempre con molto affetto e che insomma continuano ad essere una mina vagante di questo Beh, campionato. Sì, una squadra anche molto giovane, ha dei giocatori esperti come Schirone, che è una colonna, che poi è il famoso Mola di Divella, e c'è Vito Castelletti, un allenatore giovane che si sta facendo strada. Oggi, per la verità, anche in superiorità numerica non ha fatto granché, insomma non ha costruito molto, però potrebbe essere una di quelle che potrebbe dare fastidio, soprattutto nelle gare interne. Comunque credo che anche lì ci saranno dei movimenti poi in entrata. Gli appuntamenti con il nostro palinsesto sportivo dopo di noi, la telecronaca di Unione Calcio Biceglie e Cerignola per il campionato di eccellenza, poi Sveva Sport Notte, risultati e servizi di questa domenica calcistica, domani i due appuntamenti tradizionali che ormai avete imparato ad appuntare sulle vostre agende, e cioè alle 15 eccellenza di Puglia e alle 21 Pani Amore Fidelis. Martedì l'appuntamento con la Pallavolo Molfetta, l'ex Viva Molfetta, la Superlega. Appuntatevi anche qui il cambio d'orario, perché ci spostiamo di 30 minuti rispetto a quello che era l'orario precedentemente programmato, cioè alle 20:15. Cominciamo alle 20:45, ma è da non perdere la sfida tra ex Privia Molfetta e Modena, con il successo del Molfetta sulla formazione campione d'Italia nella Superlega di pallavolo. I ringraziamenti ad Antonello Longo, a Nicola Lavacca, grazie, a Mario Boraccini, a tutti i colleghi, voi. Francesco Martucci e tutti i colleghi che hanno lavorato sui campi e in redazione, ovviamente colleghi giornalisti e tecnici, colleghi della regia dell'emissione. Voi da casa ci seguite sempre con... Mi dispiace che quando ci sono questi scontri diretti importanti del Barletta, purtroppo si giochi in questo stadio così piccolissimo. Hai usato la parola stadio. Io mi sono trovato a disagio, ho visto pochissimo calcio. All'ultimo minuto ha acceso una bomba di quelle incredibili. Hai parlato stadio? No, ci ho parlato anche qualcuno. Mi sono trovato a disagio. È una struttura. Ho visto pochissimo calcio, Barletta Altamura. Mi dispiace queste gare importanti. È una struttura sportiva
prestata al calcio. No, neanche è una struttura ottima per il settore giovanile. È una struttura speculata, dove hanno messo delle tribune provvisorie, proprio perché sennò non si poteva proprio neanche arrampicarsi alla rete di recinzione. È un'annotazione, perché ho parlato anche con molti amici di Barletta, per carità. Allora, ringrazio anche gli amici che ci seguono da casa. Siete sempre tanti, ci ritroviamo domenica prossima, Sveva Sport 20:30, minuto più, minuto meno, è tutto. Buonanotte e arrivederci.